Buongiorno a tutti, eccoci in diretta, vediamo un attimino di partire. Allora, faccio i soliti controlli visto che deve essere tutto a posto, così diamo il tempo alle persone di iscriversi o di collegarsi. Allora, tu Beppe mi senti bene? Ti sento bene, tu mi Ok, senti? ti sento bene. Allora, Buongiorno a tutti. vediamo un pochino. Allora, lasciamo i soliti primissimi minuti come tempo per collegarsi. Allora, oggi ci sono un po' di novità da comunicare. Vediamo un pochino. Allora, vedo che iniziano ad esserci un po' di persone collegate. Mi date solo qualche feedback per dirmi se audio e video è tutto ok, così passiamo oltre. Vediamo se arriva qualche pollice, qualche. Eugenio dice buongiorno dottori. Buongiorno Eugenio, quindi ci senti e ci vedi bene. Perfetto. Allora, Margherita, buon pomeriggio. Buongiorno a Lil, buongiorno Mario, vai Beppe, hai già un estimatore. Tutto ok? Bene, Chiara anche, Daniela perfetto, Mario pollice lì in su, bene. Allora, bene, sì. Buongiorno Paolo, audio e video ok, perfetto, grazie per il feedback. Bene, siamo quindi pronti per iniziare. Allora, innanzitutto, come state? Stiamo andando avanti in questo periodo di impegni dal punto di vista dell'isolamento, è impegnativo. Paradossalmente, riuscire a resistere in queste condizioni ci mette un po' alla prova. Ci sono pro e contro, diciamocelo. Allora, oggi ho voluto invitare in questa diretta, ciao Daniela, ciao Maria Grazia, un collega. Il collega è il dottor Giuseppe Faranda, è un medico veterinario che si occupa di attività ambulatoriale e quindi oggi l'ho voluto coinvolgere per rispondere ad alcune delle domande che mi sono state poste tramite i vari messaggi e tra queste, come avete visto già diciamo dal post in anteprima, andremo anche a capire come gestire il mantello del nostro cane dopo le passeggiate. Ma vorrei lasciare spazio da subito al collega Giuseppe, a te la parola, presentati. Dove hai la struttura, di cosa vi occupate, così poi possiamo iniziare con il tema del giorno. Bene, ciao a tutti, io sono il dottor Faranda, sono Beppe, ho un ambulatorio qui a Minovo, in provincia di Torino, insieme al mio socio e altre due collaboratrici. Ci occupiamo della salute dei vostri pet, quindi della prevenzione, della chirurgia, insomma, attività ambulatoriale. Come per voi, siamo tutti colpiti da questo periodo di quarantena, insomma, di urgenza sanitaria, e anche noi ci siamo dovuti adattare con le nuove normative. Sono qui su invito di Diego per darvi qualche risposta, speriamo di essere utili in qualche modo. E niente, è la mia Bene. prima diretta, quindi siate clementi. Sì, la prima diretta per Beppe. Io sono già ormai un veterano perché sono alla terza, quindi vi lascio immaginare l'esperienza che ho maturato. Allora, vediamo subito quale può essere questo discorso da affrontare del mantello. In molti giustamente avete segnalato anche alcuni suggerimenti che sono stati dati in maniera forse non del tutto curata e attenta, e che ovviamente oggi andremo un pochino a sviscerare. Allora, questo discorso del riuscire a pulire, disinfettare, bonificare il mantello dei nostri cani dopo una passeggiata può avere un suo perché, se fatto però con le giuste metodiche. Quindi passo adesso la parola a Beppe che ci illustrerà quali possono essere gli accorgimenti da adottare proprio per procedere in tal senso. A te, Beppe. Certo. Allora, partiamo con una premessa.
Partiamo con la premessa che questo virus, il virus del Covid-19, è un virus che ha una bassa resistenza nell'ambiente. Dalle informazioni che ci danno i virologi, insomma, in questo periodo, è un virus che nell'ambiente di per sé resiste ben poco all'aria aperta, perché è disattivato dai raggi UV, dal sole. Se puoi, non so se hai anche un altro audio attivo, oltre al tuo, di un telefono, qualcosa che si sente un po' di eco. No, okay. Non è forse la stanza che è un po' piccolina di bomba. Può essere, prova magari ad abbassare un pochino il tuo audio, vediamo se quello migliora un po'. Vediamo se riusciamo ad abbassare. Scusate. Vabbè, oppure se hai il telefono acceso con qualche, magari anche quello. Comunque, vediamo adesso. Va meglio, prova ad avvicinarmi. Proviamo. Io intanto mi faccio dare un feedback su come va. Quindi dicevamo, è un virus che resiste poco nell'ambiente, viene disattivato dai raggi UV e dalla pioggia, quindi di per sé è un virus labile, quindi che ha poco resistenza rispetto ad altri virus che causano altre malattie. Altro presupposto importante è proprio quello per il quale noi in questo periodo con i nostri animali siamo tenuti a uscire per brevi periodi in distanze molto ravvicinate alla nostra abitazione, in posti assolutamente non affollati. Nel senso, è difficile trovare per strada un affollamento tale da poter far coincidere la presenza di un potenziale malato che starnutisca o tossisca sul nostro cane. Quindi, di per sé già queste condizioni ci mettono in una posizione tale per la quale è difficile che il nostro cane possa portare in casa effettivamente delle particelle di virus. Dopodiché, scusa un attimo, Beppe, sempre per motivi tecnici. Allora, qualcuno mi fa presente che si sente ancora l'eco. Prova ad abbassare l'audio del tuo computer. Prova a mettere gli auricolari se volete. Proviamo anche così, vediamo. Non vorrei che fosse. Scusate, sono solo gli auricolari. Vediamo se in questo modo si riduce poi l'eco. Eccoci qua. Credo che sia la stanza, essendo chiusa. Proviamo con le cuffiette, forse in effetti quello potrebbe. Allora, mi sembra meglio. Sì, mi sentite? Io ti sento bene, vediamo se ci danno dei feedback. Ditemi se va meglio. Qualche feedback su come si sente adesso? Parla un po' e vediamo se migliora con il microfono. Prova a tenerlo più vicino alla bocca. Va meglio? Sembra di sì. Se stai vicino allo schermo si sente meglio, ma adesso con gli auricolari dovrebbe andare bene. Meglio, dicono meglio. Monica dice meglio. Stefania sì. Meglio di prima. Ottimo, scusate l'inconveniente. Il bello della diretta. Esatto. Un po' di eco, ma si capisce, un po' meglio, meglio, sempre eco. Qualcuno dice sempre eco. Allora, proviamo così. Provo a parlare più lentamente, vediamo se riuscite a capire. Metto anch'io gli auricolari, voglio togliermi questo dubbio. Allora, proviamo un pochino, facciamo qualche prova audio, vediamo come va. Cosa ci dite? Io ci sono. Meglio di prima, ok, dice Daniela. Ok, meglio, anche Chiara. Ok, ragazzi, quindi vi sembra che si senta meglio, va bene, dice Marcello. Perfetto. Allora, procediamo con gli auricolari. Allora, quindi eravamo arrivati al punto in cui tutte queste condizioni dovrebbero fare in modo che si verifichi nel minor modo possibile la possibilità che ci sia una contaminazione del nostro cane da questo virus. Dopodiché, per noi stessi, le indicazioni che ci vengono date sono di lavarsi in modo accurato le mani col sapone. Quindi, se per noi il sapone è sufficiente, vuol dire che il virus viene comunque dilavato da questa procedura.
Quindi per quanto mi riguarda, sempre il mio parere personale, il nostro cane va pulito con delle semplici soluzioni pulenti, con delle salviettine per poter pulire le zampette, come faremo di solito dal ritorno, dal rientro, dalla passeggiata, senza eccedere con disinfettanti molto aggressivi. In condizioni in cui, se necessario, disinfettare in modo più accurato, è possibile utilizzare dei prodotti presenti in commercio che contengano delle basse concentrazioni di clorexidina, cioè prodotti che sono già testati per la disinfezione e la cura del mantello del cane. Vi dico appunto prodotti che siano fatti apposta, perché la clorexidina può essere presente in diversi prodotti in concentrazioni diverse, quindi dalla più alta alla più bassa. Ci tengo a precisare in effetti che un eccesso di zelo, anche in periodo non COVID, sulla pulizia dei nostri animali può rappresentare un problema, perché può causare delle dermatiti, delle irritazioni, disinfettando una zona che non ne ha bisogno. Quindi l'eccesso fa sempre male. Altra cosa che viene consigliata in effetti è spazzolare il mantello del cane. Quindi per quanto mi riguarda, gli accorgimenti per la pulizia delle zampette del pelo del nostro cane sono questi. Okay, quindi oltre a prendersi cura del mantello, anche evitare che terze persone, anche in questo periodo magari attratte dal nostro cane, si avvicinino, lo manipolino, o addirittura, se non stanno particolarmente bene, magari iniziassero a starnutire o quant'altro. Quindi proprio in vicinanza anche del nostro cane, oltre che di noi proprietari. Va bene. E poi io direi di mantenere comunque le normali norme igieniche che abbiamo con i nostri animali. Okay. Quindi normalmente ci laveremo le mani in condizioni di paccioccamenti intensi, insomma, quindi continuate a farlo nonostante queste normative. Va bene? Ottimo, bene. Allora, su questo ovviamente dopo lasceremo spazio a delle domande, però già il contributo di Beppe credo abbia fatto proprio chiarezza su cosa fare, cosa evitare, senza ricorrere a prodotti fai da te o a, diciamo, indicazioni un po' estreme fornite da terzi. E sicuramente il veterinario curante, come già detto in altre occasioni, è colui che conosce la storia anche clinica, in particolar modo dermatologica, del nostro cane, quindi chiediamo un consulto anche solo telefonico a lui. Passeremo adesso a parlare di quello che è un discorso di vaccinazioni, perché ovviamente anche in questo periodo dobbiamo sapere come comportarci, e anche noi medici veterinari abbiamo delle restrizioni imposte anche dal nostro ordine dei medici veterinari, proprio per quelle che sono le disposizioni anti, diciamo così, diffusione coronavirus. Prima però vi volevo segnalare, colgo questa occasione, un qualche cosa che a me sta particolarmente a cuore e ve lo voglio anche illustrare. È praticamente oggi il primo giorno in cui è disponibile la nuova edizione del mio libro 10 casi per rendini. Chi fosse ovviamente interessato ad approfondire, perché magari non ha ancora acquistato il libro nelle precedenti edizioni, perché questo, ripeto, è una nuova edizione rivisitata, può, iscrivendosi anche alla newsletter, oltre che andando sul sito, vedere anche delle anteprime con delle prefazioni del libro. In più ho deciso, proprio visto anche questo periodo, di allegare un video tutorial esclusivo e gratuito, compreso nell'acquisto del libro, dedicato a come riuscire a cogliere le manifestazioni di stress dei nostri cani e dei nostri gatti a 360 gradi, quindi davvero riuscire a capire qual è il livello del loro benessere. Bene, passiamo adesso all'argomento successivo, e cioè: cosa facciamo, Beppe, nel momento in cui sta per scadere o è addirittura già scaduto il vaccino per il nostro cane o per il nostro gatto? Allora, la prima cosa da fare in assoluto è contattare il vostro veterinario curante. Ogni paziente avrà un suo protocollo vaccinale, quindi è importante vedere con lui quali sono le tempistiche che possiamo adottare in questo caso di emergenza per poter vaccinare il nostro amico a quattro zampe. Diciamo che se si trattasse di un cucciolo, diventa, secondo le mie guide che abbiamo anche noi veterinari, chiaramente importante e non posticipabile effettivamente la vaccinazione, perché garantire un buono stato di immunità sul nostro cucciolo ci permette di evitare che possa malarsi di malattie particolarmente importanti. Per quanto riguarda i cani adulti, invece, la vaccinazione non scade esattamente nel giorno
ha un'immunità che a poco va scemando, quindi va diminuendo, però c'è una tempistica entro la quale si può ancora rivaccinare il nostro cane. Quindi vi chiedo, non vi darò esattamente la ricetta perfetta, perché non esiste, perché ogni protocollo che viene stabilito da ogni collega si riferisce al cane in soggetto. Quindi vi consiglio di chiamarlo e discuterne con lui per capire come poter andare avanti. Noi purtroppo, e per fortuna, come giusto che sia, siamo soggetti anche noi a restrizioni e le vaccinazioni non fanno parte delle visite urgenti da poter effettivamente fare in questo periodo. Ci sono dei movimenti anche per quanto riguarda il nostro ordine, per quanto riguarda le indicazioni dei veterinari che stanno un pochettino muovendosi verso una decisione su possibili visite da poter fare o meno nel futuro. Sicuramente li terremo aggiornati, per il momento anche per noi è un momento incerto. Quello che mi viene spesso da dire è questo, ovvio che è meglio piuttosto nell'ipotesi più assurda perdere una vaccinazione piuttosto che incrementare il rischio di prendersi una malattia così grave. Quindi ci vuole pazienza da parte di tutti, comprensione, insieme al vostro veterinario sicuramente troverete la soluzione giusta e vedrete che è tutto andato per il meglio. Bene, grazie per queste delucidazioni. Adesso vedo che arrivano molte domande, dopo le andremo a riprendere. Uso le salviette, il phon, ognuno giustamente segnala quelle che sono le precauzioni che sta prendendo. Prima di arrivare a trattare questo argomento legato appunto alla bonifica, diciamo così, del mantello, vivrei ancora un po' il discorso legato invece agli trattamenti antiparassitari, visto che siamo in un periodo dove le temperature iniziano anche ad aumentare, vediamo di capire che cosa fare e cosa evitare. Quindi lascio nuovamente a te la parola, Beppe. Allora, sono chiaramente le domande più comuni che mi vengono poste in questo periodo. Gli antiparassitari sono assolutamente, sottolineo, assolutamente da applicare, sono delle precauzioni importantissime per i nostri pet, anche perché i parassiti non si fermano di fronte al Covid. Il loro ciclo naturale continua. La stagione che sta portando delle bellissime giornate effettivamente fa sì che ci sia uno sviluppo del parassita, che quindi sia sempre più affamato, abbia voglia di salire sui nostri animali. Quindi è importante proteggerli con le normali e le consuete applicazioni che fate col vostro veterinario, dal collare, alla ripetta. L'importante è che ci sia un prodotto che sia anche repellente, cioè che quindi respinga anche insetti volanti. Non siamo più in periodo invernale in cui è necessario trattare per pulci, zecche e acari, bisogna mettere un po' qualcosa in più che impedisce appunto che il cane venga appunto da quei vettori che possono trasmettere malattie importanti come la filaria o come la leishmania. Quindi assolutamente sì, i parassiti sono da combattere tutto l'anno e in questo periodo anche con un prodotto repellente. Ok, bene, bene. Allora, vedo che le domande sono davvero tantissime e sono anche contento per il fatto che sono molto inerenti al tema che stiamo trattando, perché a volte poi iniziano un po' a divagare alcuni proprietari e si arriva a trattare magari tematiche che non fanno parte di questa diretta, ma ovviamente nel tempo andremo a svilupparle un po' tutte. Allora, una cosa che ovviamente è importante tenere in considerazione in questo periodo, soprattutto per i cuccioli, è il fatto che è anche la fase in cui loro iniziano a sviluppare le competenze cognitivo-relazionali. Questo vuol dire che imparano a stare al mondo, imparano ad affrontare le esperienze. Il modo migliore che abbiamo noi proprietari per insegnare a loro a vivere la loro vita al nostro fianco, in mezzo a quella che può essere anche una situazione di stimoli urbani, stimoli sociali, e di iniziare in questo periodo, quando sono ancora molto giovani, a proporgli questo tipo di situazioni. Ovviamente, pur considerando le restrizioni a cui tutti quanti devono tener fede, è importante anche cercare di cogliere questo periodo per proporre delle piccole esperienze ai nostri cani. Quindi se abbiamo dei cuccioli molto piccoli, soprattutto tra i 2 e i 4 mesi di età, è importante comunque cercare di ottimizzare quei famosi 200 metri che abbiamo a disposizione durante le passeggiate. E quindi magari cercare anche di fare dei percorsi in tutte le direzioni possibili, sempre e solo nell'arco di quei 200 metri. L'idea è fargli vedere un qualche cosa che non sia sempre uguale a se stesso. E in questa fase che il sistema nervoso centrale, diciamo così, si potenzia dal punto di vista della capacità di elaborare le informazioni e poi quindi di alimentare delle risposte comportamentali corrette, cioè equilibrate. Quindi anche se è una
situazione, quella attuale di isolamento e quindi anche di impoverimento di stimoli sociali e ambientali, è bene comunque ottimizzare anche queste poche settimane in cui il cucciolo sarà in grado di apprendere in modo facilitato, portandolo proprio all'esterno e facendogli notare che esistono appunto cani che passeggiano, persone che passeggiano, ci sarà qualche macchina. In realtà il fatto che tutto avvenga in maniera un pochino più ovattata in questo periodo è un buon modo per esporlo in modo graduale appunto a questi stimoli, senza per forza immergere in una realtà troppo ricca di eventi che possono in realtà addirittura dare l'effetto opposto, cioè spaventarlo. Quindi cogliamo questo periodo per esporlo a stimoli sociali e ambientali, sebbene questi al momento, ripeto, siano abbastanza contenuti. L'importante è che sia una cosa continuativa. Ad ogni passeggiata, giorno dopo giorno, inizieremo a fargli notare che esiste un mondo esterno alle mura domestiche, perché altrimenti, quando riprenderemo la nostra routine e inizieremo a portarlo a passeggio, lui potrebbe sentirsi fuori luogo, potrebbe non aver sviluppato quelle competenze in grado di renderlo così abile da non preoccuparsi alla vista di una persona, di una macchina o di un altro cane. Quindi è importante ottimizzare anche dal punto di vista dello sviluppo comportamentale queste primissime fasi di vita del nostro cucciolo, sempre rispettando le disposizioni previste per il discorso Covid-19. Allora, se sei d'accordo, Beppe, passerei a qualche domanda. Adesso andiamo a vedere. Allora, non chiedete per favore, per ovvi motivi, di parlare di prodotti nello specifico perché non possiamo farlo. Esatto. Allora, Elga ci fa una domanda. Nel tragitto si incontrano cani, si possono avvicinare e giocare? Allora, da questo punto di vista, è giusto proporsi questo tipo di dubbio, tenendo conto che se io mi avvicino ad un altro cane e il suo proprietario è a distanza ravvicinata del cane, c'è il rischio di essere poi noi troppo vicini. Certo, avessimo la possibilità di allungare magari un po' il nostro guinzaglio e far fare la stessa cosa all'altro proprietario, perché no? Però tenete presente che ogni volta che comunque c'è un'interazione, ci stiamo esponendo a un possibile rischio. Quanto questo rischio sia elevato o contenuto, al momento noi non lo sappiamo. Non conosciamo molto neanche della storia della persona che stiamo incrociando con il suo cane. Quindi, se volessimo essere particolarmente attenti, dovremmo evitare un'interazione vera e propria, ma nulla vieta, ad esempio, di percorrere un tratto di strada a debita distanza insieme. Questo per, come dicevo anche prima, mantenere ai nostri cani la possibilità di vedere che cosa accade fuori dalle mura domestiche senza trovarsi in un mondo privo di stimoli. Quindi il consiglio da questo punto di vista è di evitare l'interazione e l'avvicinamento. Anche se, ripeto, questo è soltanto un modo per prevenire al meglio il possibile rischio, che probabilmente è anche molto basso, ma non è dato saperlo con certezza. Allora, vediamo. Area cani. Ovviamente anche l'area cani in molti comuni è stata chiusa. Quindi anche da questo punto di vista è impossibile potersi dedicare a queste situazioni perché i comuni hanno preferito, così come per i parchi, chiudere l'accesso. Stessa cosa per l'area cani. Allora, c'è una domanda sui prodotti, questa domanda la fa Paola, prodotti naturali antiparassitari, sì o no? Senza entrare nello specifico facendo nomi, però tu che cosa ne pensi? Hai avuto delle esperienze? Ti senti di consigliarlo anche ai tuoi clienti? Allora, diciamo che questa risposta è molto soggettiva, nel senso che dipende assolutamente dall'approccio terapeutico del veterinario. Sono prodotti disponibili in commercio, sono prodotti che spesso non hanno una letteratura, quindi che possono dimostrare un'efficacia certificata nei confronti dei parassiti, come lo sono per esempio, al contrario, i farmaci che invece si vengono a utilizzare più comunemente.
li consiglio come aggiunta al prodotto efficace. Mi spiego meglio. Ci sono per esempio degli spray che sono repellenti naturali, quindi con oli essenziali, che si possono utilizzare in zone particolarmente ricche di parassiti volanti, quindi di zanzare, di flebotomi, di mosche, perché l'odore che rilasciano sul mantello del cane ha un effetto repellente. Sono prodotti che hanno bisogno di essere somministrati frequentemente, in grande quantità, assolutamente innocui per il nostro cane, però personalmente, ripeto personalmente, io non li sostituirei ai prodotti che sappiamo che funzionano molto bene. Ok. È troppo alto il rischio delle patologie trasmesse da parassiti per, secondo la mia opinione, utilizzare un prodotto che non ci dia la certezza di funzionamento. Ok, allora, comunicazione tecnica, Beppe, Mario ci segnala che gracchia un po' il tuo microfono, prova a vedere se riesci a tenerlo un po' più distante magari dal tessuto, perché forse è anche quello sfregamento. Ok, Proviamo, vediamo. potrebbe. Mario, dacci un feedback Immagini. visto che sei stato tu a segnalare la cosa. Allora, domanda di ambito invece comportamentale. Giacomo, buon pomeriggio. Il nostro cucciolo di pitbull, 10 mesi, mentre mangia, non possiamo nemmeno accarezzarlo perché ci ringa. Che cosa ci consigliate? Ovviamente non è proprio il tema di oggi, ma sicuramente ci tengo, ho visto il messaggio, ci tengo a dare subito un suggerimento. Evitiamo di manipolare i nostri cani quando mangiano, soprattutto se abbiamo notato che non lo tollerano. Non è manipolandoli, forzandoli a questo tipo di situazione che li alleniamo a essere più tolleranti nei nostri confronti. Anzi, più delle volte questo può portare ad un'escalation di aggressività. Quindi il consiglio in questi casi, anche se non conosco la situazione nello specifico, che andrebbe però approfondita, è quella innanzitutto di non andare a disturbare il cane e se proprio vogliamo avvicinarci al cane che sta mangiando, a prescindere dalla sua età, piuttosto facciamogli notare che il nostro avvicinamento è sempre vantaggioso. Ad esempio, avvicineremo lui senza toccarlo e metteremo qualche cosa di appetibile nella sua ciotola, in modo tale che ci veda sempre come un valore aggiunto e non come un qualche cosa che disturba o sottrae valore. Ma ci sono anche dei video in merito sul mio canale YouTube, quindi Giacomo ti invito ad andare a visionarli, vedere se puoi trovare già delle risposte lì, ma sicuramente anche approfondire potrebbe essere molto importante. Allora, vediamo. Giorgia ci dice che, cogliamo l'occasione, io sono 2 anni che non vaccino neanche per la lepto, prende una pasticca omeopatica, dovrei fare il vaccino? Lascio la parola al collega Beppe. Allora, argomento, Mario, dimmi se va bene l'audio, argomento direi molto delicato, da affrontare assolutamente con veterinario curante. La mia posizione nei confronti dei vaccini, e ripeto, la mia posizione è assolutamente farli. Farli, guardate, in questo periodo stiamo ricercando disperatamente un vaccino contro il Covid. Proprio perché è l'unico modo di poter combattere questi virus. I virus per i quali si vaccinano i cani sono virus potenzialmente mortali per loro. La leptospirosi in particolare è una zoonosi. Cos'è una zoonosi? Una zoonosi è una malattia che si può trasmettere dal cane all'uomo. È una malattia ubiquitaria che si trova facilmente negli ambienti rurali, quindi ma anche cittadini oramai. Trasmessa spesso da piccoli mammiferi. Quindi, quando si dice trasmessi dalle urine del topo, non è così sbagliato. Quindi, effettivamente, è una malattia che il cane può contrarre facilmente, ma soprattutto che può trasmettere all'uomo. Non conosco il potere di queste cure omeopatiche, ma conosco il potere dei vaccini. Quindi, io ti consiglio vivamente di vaccinarlo, sempre ovviamente secondo la tua scelta. Ok, allora Teresa invece ci parla di una cosa che secondo me può essere interessante per molti. Ho notato che alcuni cani già diffidenti, a causa del mantenimento delle distanze, tendono ad aumentare la paura verso gli esseri umani. C'è qualche strategia che possiamo usare per evitare che questo accada? Allora, ovviamente se già
un cane diffidente, dobbiamo chiederci il perché ha queste caratteristiche e quindi poi procedere con le giuste soluzioni, i giusti programmi comportamentali. Ma se nel frattempo volessimo cercare di capire quali sono gli errori da evitare, le strategie da utilizzare, sicuramente quello che mi sento di consigliare è di evitare in qualche modo di rassicurare il nostro cane quando presenta questi comportamenti. Non perché si vada per forza di cose a in qualche modo rinforzare la sua paura, perché questo non è ancora stato dimostrato che avvenga realmente, ma sicuramente creiamo un rituale, cioè se il nostro cane inizia a mostrare una certa diffidenza e titubanza, o di comunque preoccupazione, anche di aggressività alla vista di un essere umano, e noi cerchiamo in qualche modo di distrarlo o rincuorarlo, rischieremo di creare proprio una sorta di rituale dove lui riceve la nostra attenzione, che per lui è un rinforzo, quindi un premio, nel momento in cui ha quel comportamento. Allora, quello che possiamo fare da subito è cercare di non dar peso a quel loro modo di reagire alla vista della persona, ma soprattutto, cosa molto più importante, è di premiare con la nostra attenzione, quindi sì, rinforzare in questo caso, quando il loro comportamento è di tranquillità, tolleranza, disponibilità, quindi quando non danno peso alla presenza di una persona, ecco che lì noi dobbiamo intervenire. In qualche modo dicendogli che siamo molto contenti e soddisfatti del loro comportamento, creando quel tipo di rituale che ovviamente andrà a ridimensionare il comportamento invece di diffidenza. Questo è solo per evitare che peggiori la situazione con un atteggiamento appunto di attenzione nei loro confronti dato nel momento sbagliato, ma il consiglio ovviamente è di approfondire, anche perché un conto è se io abito in mezzo al niente, in cima alla montagna, pazienza se il mio cane non è proprio dei più socievoli. Ma se abito in un contesto urbano, anche un piccolo paese, ovviamente vuol dire che ogni volta che io conduco il mio cane a passeggio lo metto in difficoltà. A prescindere dal fatto che lui abbia reazioni più o meno marcate, comunque io lo sto esponendo a situazioni che lui reputa poco piacevoli. Quindi non sto limitando il suo benessere. Se lo amo, lo aiuto anche in questo senso, cioè vado ad approfondire la causa di questa sua diffidenza per trovare poi la soluzione più adatta. Bene. Passiamo poi a un'altra domanda. Allora, qualcuno segnala che addirittura gli è stato vietato di portare il cane a passeggio. Mi sembra eccessiva questa cosa qua, non mi risulta, però se avete davvero queste norme, magari comunali, ma mi sembrano anche eccessive. Io non credo che esistano. Allora, arrivano molte domande con i prodotti citati, ma ovviamente non possiamo parlare dei prodotti nello specifico. Vediamo. Ah, ok. Luana Paino, vediamo Luana Paino che cosa ci dice. Buongiorno, prodotti repellenti efficaci. Per cani che convivono a stretto contatto con gatti, considerato che il repellente più comune per i gatti è l'ente tossica. Ok, allora qui entriamo di nuovo a parlare di prodotti. Diciamo, parliamo di nuovo dell'olio di neem da affiancare. Non avevo visto che continuava con dei prodotti. Beh, possiamo restare sul generico Rimaniamo se sul vuoi dirlo, su generico. questa, eh? Nel senso che la domanda è comune in ambulatorio, perché chiaramente quelle molecole sono nocive per il gatto, possono essere mortali, quindi bisogna fare attenzione, cioè chi mette la pipetta al cane deve metterla al cane, non al gatto, non confondetevi. Esistono degli accorgimenti che si possono utilizzare. Queste pipette hanno una penetrazione cutanea. Vengono messe sulla pelle del cane, quindi viene bene allargato il pelo del cane, viene messa il prodotto, viene messo il prodotto sulla pelle e poi il prodotto nell'arco di qualche ora si assorbe. Quello che io consiglio qui in ambulatorio è questo: se avete cani e gatti che convivono, la sera mettete la pipetta al vostro cane e separate cane e gatto, vuol dire che il cane dorme presente in camera con voi, chiudete la porta. Nell'arco della nottata il cane, il prodotto, avrà la possibilità di penetrare chiaramente nella pelle del proprio cane e il giorno dopo non sarà più disponibile per il gatto. Quindi con una salviettina, con un prodotto, togliete l'eccesso perché una parte di pelo sicuramente si sporcherà di questo prodotto e i due potranno convivere normalmente. Una volta che il prodotto è all'interno del paziente, del cane, non può andare a creare danni sul gatto.
più li tenete distanti, meglio è. Io addirittura consiglio, non lo so, dopo la notte lo portate con voi in ufficio, oppure tenete separati gli animali per un giorno intero. In questo caso una precauzione in più può essere utile. Quindi per quanto riguarda le pipette direi che si può fare in questo modo. Per quanto riguarda invece i collari, bisogna fare attenzione effettivamente perché sono sempre presenti sul cane, quindi bisogna avere proprio due animali che non passano il tempo a sbacicchiarsi, mordicchiarsi, è un pochettino più insidioso, quindi forse tra le due soluzioni a questo punto la scelta è sempre vostra, però è meglio apporre una pipetta con gli stessi accorgimenti. Questa precauzione direi che... Certo, questa precauzione, se sei d'accordo Beppe, direi di utilizzarla anche in presenza di bambini, ovviamente. Certo, ovviamente. Il prodotto è sempre un prodotto chimico, questo per me era scontato. Quello che dico sempre è, mi raccomando, quando lo metto in effetti qui in ambulatorio, consiglio di non paccioccarli troppo per le ore seguenti. È vero che non sono prodotti che tendenzialmente possono provocare problemi all'uomo, ma sono sempre prodotti chimici che possono penetrare, come penetrano nella cute del cane, lo penetrano anche nella cute dell'uomo. Quindi sempre un po' di attenzione. Se per qualche ora non li accarezziamo e non li sbaciucchiamo, possiamo rifarci con le ore seguenti. Ok, allora ho visto adesso una domanda che potrebbe essere interessante per molti. Ciao Diego e Beppe, Nala ha 5 mesi e ogni tanto, dopo aver fatto la sua passeggiata di 20 minuti circa, tornando in casa fa i suoi bisogni per terra, nonostante avesse fatto tutto durante la passeggiata. Ci sono delle strategie per evitare che ciò accada? Beh, quello che ti posso dire, Marta, è che dal punto di vista comportamentale nei cani molto giovani è frequente che feci urine vengano rilasciate spesso durante la giornata. Il più delle volte il consiglio anche al ritorno della passeggiata è quello di fermarsi comunque qualche minuto proprio nei pressi dell'abitazione senza distrarre il cane e rimanendo appunto in un contesto tutto sommato abbastanza tranquillo, proprio per dargli la possibilità di rilassarsi ed eventualmente percepire ancora il bisogno di dover sporcare. Se invece noi siamo all'esterno, un po' sporcano, un po' sono distratti da ciò che li circonda, quando poi rientriamo in casa, ovviamente si rilasseranno e daranno subito più peso a quel fabbisogno, diciamo, fisiologico che all'esterno in realtà non percepivano così tanto proprio perché distratti dagli stimoli presenti. Quindi, se la mia passeggiata durerà 20 minuti, farò in modo che dopo 17 minuti di passeggiata io sia già sotto casa e gli ultimi 2 o 3 minuti rimanga lì un po' a pascolare in pochi metri quadri, in modo tale che il mio cucciolo possa rilassarsi e decidere se è necessario sporcare oppure no. Se mentre torno in casa vedo che comunque ha ancora voglia di e lo vedo che si sta accingendo a sporcare, posso intervenire anche dicendogli con un no abbastanza deciso ma senza spaventarlo che quella cosa non è gradita, magari lo sollevo o semplicemente lo riporto giù dandogli la possibilità di sporcare. Ma l'idea è proprio quello di anticipare questo suo errore proprio con quel piccolo stratagemma di cui vi ho appena parlato. Allora, vediamo un po'. Stefano, il mio cane non prende una pillola che ha un odore forte, mischiato nel cibo, ma sono 2 giorni che non mangia, cosa faccio? Vediamo che cosa ci risponde il collega quando un cane fa resistenza nell'assumere le sue terapie per bocca. Sono tremendi i cani, pensate ai gatti ancora peggio. Ma non ho capito Stefano, giusto? Non ho capito, hai messo la pastiglia nel cibo... Però adesso rifiuta il cibo. Allora, prima regola, non commettere questo errore, nel senso, se noi mischiamo un prodotto, un farmaco, nell'intera razione del cibo, il rischio appunto che il cane si rifiuti di mangiare la sua porzione e quindi si rifiuta di prendere e di assumere anche il farmaco. E semmai comunque mangiasse una parte del suo pasto, non saremmo mai sicuri del fatto che abbia assunto correttamente l'intera dose di farmaco. Il mio consiglio è questo, magari su questo Diego può anche aiutarci, cercare di ingannarli in questo modo.
Anche se le pastiglie appetibili effettivamente non sono così appetibili per il soggetto, ebbene, iniziare ad dare qualcosina che lui piace veramente, quindi farlo mangiare facendogli capire che non c'è niente di così tremendo di nascosto. Dopodiché, prima di dargli l'impreparazione, gli possiamo porre un bocconcino contenente la pastiglia e fare in modo che lui l'assuma e mettiamo subito sotto la dose intera da completare della razione giornaliera, in modo che il cane, piuttosto di mangiare quello che è nella ciotola, butti giù anche quello che gli stiamo dando. Se anche così non funziona, esiste purtroppo la tecnica di forzarlo a prendergli la bocca e buttando giù la pastiglia. Non patiscono tanto quanto lo fanno i cani, però si può fare, sempre se il cane lo consente e lo permette. Anche quello è vero, dipende poi da Eh? soggetto a soggetto. Alcuni non Esatto. tollerano molto, però altri invece sì. Sicuramente l'accorgimento che hai proposto è quello che spesso anche suggerisco. Con quelli un po' più resistenti, più che dargli la razione di cibo, di solito consiglio di prendere un prodotto ancora più appetibile, se è Già. possibile molto vicino al cibo che sta mangiando, come tipologia. Ad esempio, è un cane che mangia le crocchette al maiale. Bene, so che io ho magari un po' di prosciutto o del patè di prosciutto. Che cosa farò? Prenderò tre bocconcini, metto all'interno solo di uno dei tre, ovviamente, quello che può essere la pastiglia, il prodotto da somministrare. Mostro il primo prodotto, che ovviamente verrà un po' visto con titubanza e percepito come possibile esca. Lo prende, lo assume, si rende conto che non c'è nulla dentro, gli stiamo già proponendo il secondo. Il secondo non fate l'errore di metterglielo davanti alla bocca, perché il cane non lo vede e non passerà subito alla esplorazione olfattiva. Quindi lo mettete un po' più in su, deve vederlo e glielo andate a proporre. Mentre sta prendendo quello e potenzialmente cerca un po' di testare la genuinità di questo boccone, gli mostriamo già il terzo. Visivamente deve vederlo e poi passiamo a metterlo davanti alla bocca, in modo tale che un pochino preso dall'enfasi di avere il terzo boccone, come diceva anche prima Beppe, ingerisca il secondo, che è quello che contiene in questo caso il trattamento farmacologico, l'integratore che sia. Solo dopo magari gli proporremo la sua dose di cibo, che per quanto appetibile non è detto possa motivarlo più di tanto ad assumere anche la terapia. Bene. Sanno essere tremendi quando vogliono. Allora, volevo adesso leggere un po' il messaggio di Manuela. Il mio cane, 11 anni, è per questo che lo volevo leggere, perché parliamo di cuccioli, di adulti, ma i soggetti anziani, che sono anche loro più delicati. Il mio cane, 11 anni, ha vaccinazione annuale scaduta a marzo. Attualmente il nostro veterinario è disponibile, giustamente, solo per le urgenze. Data l'età, può essere, essendo stato sempre vaccinato regolarmente, coperto ancora per un certo periodo? Attualmente non esce dal giardino causa Covid. È necessario dargli pastiglia mensile per filaria o metto Allora, diciamo che è finita la domanda, nome? Sì, è finita. scusami, Pietro. Ok, allora, l'immunità di un paziente anziano è sicuramente più solida di un paziente giovane, perché è stato vaccinato ripetutamente negli anni, quindi sicuramente ha un'immunità un po' più resistente, l'immunità residua è cioè, andrebbe radicata nel soggetto, eh? Quindi si parla di un mese di posticipazione, quindi non è così grave, insomma, da marzo a inizio maggio, fine aprile, inizio maggio va benissimo. Per quanto riguarda la terapia preventiva, invece, è un errore comune pensare che il cane esca poco e quindi non sia soggetto a contrarre queste malattie. Gli insetti volano, sfido chiunque non avrebbe da andare in casa e quindi la filaria è presente. Per quanto mi riguarda ancora, per la prevenzione filaria, siamo insomma in anticipo, bisogna aspettare che iniziano a vedersi le prime zanzare e le zanzare hanno bisogno anche di una temperatura costante che permetta loro di sviluppare al loro interno questa microlarva da iniettare nel cane che è con la filaria, questo verme che poi diventerà adulto e causerà i suoi danni. Quindi, per le pipette repellenti, per i prodotti repellenti con le pipette, è fondamentale iniziare. Perché è meglio non trovarsi impreparati, meglio proteggerli sin da subito. Per quanto riguarda la terapia preventiva, affidiamoci appunto al consiglio del nostro veterinario, che si baserà, come ci basiamo noi effettivamente, anche sul tempo meteorologico, insomma, capire quando inizia a esserci un caldo importante e iniziano ad essere presenti gli insetti volanti. Lo vedrete anche voi.
Bene, allora mentre ci siamo, prima di passare alla prossima domanda, volevo segnalarvi che se siete interessati anche a seguire il collega Beppe Faranda, trovate, come potete vedere in sovrimpressione, proprio anche un riferimento. Lui è molto attivo su Instagram, qui leggete quindi qual è il modo per poterlo continuare a seguire. Mentre per il sottoscritto avete già tutti i riferimenti, in più vi rinnovo l'invito a iscrivervi anche alla newsletter per ricevere tutti i vari aggiornamenti. Naturalmente, come vi accennavo all'inizio, è nuovamente disponibile il libro 10 casi per rendini nella versione rivisitata. In omaggio c'è anche questo videocorso inedito che non trovate pubblicato da nessuna parte su come capire se il nostro cane e il nostro gatto sono stressati, cosa abbastanza importante soprattutto in questo periodo. Passerei adesso ad un'altra domanda. Mario, vediamo che cosa ci dice Mario. Il mio cane non si fa problemi, mangerebbe anche le pietre se le mettessi nella ciotola. Posso mettergli anche 10 pastiglie diverse insieme alle crocchette, ingoia tutto. Questo da un lato è un bene, ma come in un video recentemente pubblicato, sapete che c'è anche il problema della pica, cioè di quei cani che tendono a ingerire qualsiasi cosa si trovino a disposizione. Questo davvero può essere molto rischioso. Ovviamente non ha nulla a che vedere con la voracità che possono presentare solo sul cibo, però mi raccomando, non prendiamo sotto gamba questo comportamento quando è presente nei nostri cani. Allora, quindi Mario non ha il problema di Stefano. Paola ci dice: metto pastiglia nei booster e mangia tutto. Va bene. Allora, vediamo. Marco, vediamo cosa dice, ho intravisto. Buongiorno Diego Giuseppe, ho preso un cane già adulto qualche anno fa. Ho cambiato veterinario 3 volte causa trasferimento e non ho ben capito i doveri vaccinazione. Avevo pareri diversi. C'è un vero vademecum che posso consultare? Un Labrador Retriever di 13 anni. Beh, su un cane anziano sicuramente è importante anche capire come gestire il piano vaccinale. Beppe, vuoi dare qualche suggerimento a Marco? Allora, diciamo che esistono diverse possibilità per i cani vaccinali e sono tutte valide. Quindi, per non stare ad entrarci in discorsi veramente molto specifici, per noi veterinari esistono comunque delle indicazioni, ed è importante affidarsi al proprio veterinario curante. A seconda dello stile di vita del cane, a volte anche dell'età e del tipo di vaccino da effettuare, il protocollo può effettivamente, come hai riscontrato, avere delle piccole differenze tra l'uno e l'altro. Sono comunque tutti protocolli validi. L'importante è proteggere il tuo cane dalle principali malattie virali. Ok, perfetto. Giuseppe ci dice: il mio cucciolo è un meticcio di circa 4 mesi, tipo terrier, quindi bello impegnativo e dinamico. Adesso pesa 5,4 kg. La sera, di solito al ritorno dalla passeggiata, è molto nervoso, inizia a correre e mordicchiare. Ultimamente ha anche iniziato a fare la monta. Cosa devo fare? Guarda, Giuseppe, non so se tu sei iscritto già alla newsletter, ma la scorsa settimana ho attivato proprio questa iniziativa in cui quotidianamente tramite la newsletter venivano inviati dei video su come stimolare i propri cani anche a ridosso della passeggiata, proprio per via di queste restrizioni. A volte magari quei pochi metri, quei pochi minuti che dedichiamo alla passeggiata in esterno non sono sufficienti a davvero appagare e a stancare fisicamente e mentalmente i nostri cani, soprattutto se sono dei cuccioli molto dinamici. Allora il suggerimento, come abbiamo visto in altre occasioni, è quello di adottare magari qualche piccolo accorgimento sia prima che dopo la passeggiata. Questo vuol dire che posso utilizzare un gioco di stimolazione mentale e fisica sia prima di andare a passeggio, in modo tale già da in qualche modo stancarlo, e anche poi al ritorno. Il gioco da proporgli al ritorno dalla passeggiata sarebbe bene fosse in grado di calmarlo, quindi magari utilizzando molto la ricerca olfattiva più che un'attività fisica vera e propria. Mentre un tira e molla come quello che vi ho mostrato quando l'ho improvvisato un attimo con Cooper in uno dei video che vi sono arrivati tramite le newsletter, lo potremmo per esempio proporre poco prima di uscire.
Quindi è importante fare in modo che quei momenti in cui ci dedichiamo a loro per le passeggiate siano in qualche modo immersi in momenti in cui gli facciamo fare delle attività anche in casa. Bene, spero di esserti stato di aiuto, Giuseppe. Allora, facciamo ancora qualche domanda, poi dovremo concludere la diretta. Domanda per Beppe. Buongiorno. Laura ci dice: il mio cane ha quasi 8 anni, da un anno circa gli hanno diagnosticato un'insufficienza pancreatica cronica. Il vaccino mi è stato sconsigliato. Cosa posso fare? Vive in casa. Ok, anche questo è un argomento a cui, per il quale è difficile rispondere, no? Non conoscendo lo stato clinico del paziente. Sicuramente se te l'hanno sconsigliato c'è una motivazione valida, quindi effettivamente l'hanno fatto per il bene del tuo cane, non per nuocere. Quindi affidati chiaramente a chi ha fatto questa, a chi ha preso questa decisione. Vive in casa, certo, quindi fare attenzione a esporlo il meno possibile ad ambienti, diciamo, contaminati o promiscui, quindi insieme ad altri cani che non sono vaccinati. Sicuramente riuscirai a fare in modo di tenerlo sotto controllo e affidati chiaramente al tuo medico curante. Io non, in questi casi è veramente difficile esprimersi non avendo in mano la situazione, il controllo della situazione. Sono sicuro che il collega avrà fatto la scelta giusta, che è quella indicata. Ok, grazie Beppe. Allora, vediamo ancora una domanda, poi dovremo fermarci. Vediamo. Allora, beh, riporto un attimo Paola Milazzo che ci dice: bellissimi, utilissimi video dei giochi, dottore. Il mio problema è che ho 5 cani, quindi si crea confusione. Immagino Paola, però nulla vieta, magari se siete più di una persona in casa, a proprio creare dei sottogruppi, quindi chiudendosi proprio in stanze oppure facendone uscire uno o due alla volta dal luogo in cui è stato richiuso, se uno si trova da solo a doverli gestire tutti insieme. Una cosa che ci tengo a sottolineare è questa: è una fortuna per il cane avere i suoi simili che condividono questo isolamento con lui. Quindi, se abbiamo più di un cane, sicuramente per loro questo è un arricchimento sociale. Ma come le ricerche ci dimostrano, non possiamo pensare che l'interazione tra il cane e i suoi simili possa sostituire l'interazione tra noi proprietari e il nostro cane, perché quello che si è visto è che non hanno lo stesso livello di appagamento e per quanto abbiano avuto modo di interagire con i loro simili, con cui convivono quotidianamente, l'assenza di un'interazione appagante anche prolungata con il proprio proprietario può diventare fonte di stress. Quindi mi raccomando, non abusiamo, diciamo così, della presenza di altri cani in casa, per poi sottrarci magari a quelli che sono i nostri doveri, ma anche piaceri di interazione con il nostro amico a quattro zampe. Allora, ultima domanda è quella di. Ecco, questa è una domanda interessante di Daniela. Ho notato che quando metto il repellente, il giorno successivo vomita. Ecco, Beppe, può succedere che alcuni cani abbiano delle reazioni ad alcuni prodotti utilizzati come repellenti, come antiparassitari? Sì, può succedere, si verificano, ci sono degli accorgimenti da adottare. Allora, innanzitutto provare a cambiare il repellente, perché potrebbe essere un problema di quel repellente. Dopodiché, quello che consiglio è questo: spesso le problematiche più comuni sono legate a problemi cutanei, eritemi, dermatiti. Io consiglio di applicare la dose intera della pipetta in 2 volte. Mi spiego meglio. Dobbiamo mettere un'intera pipetta al nostro cagnolino, metà la metteremo questa sera in un punto specifico, in uno o più punti specifici, l'altra metà la sera seguente in punti diversi. In questo modo si sovraccarica di meno la zona interessata, la zona in cui applichiamo il prodotto. Dalla mia esperienza ho visto che funziona. Funziona, riusciamo a somministrare l'interezza del prodotto, quindi siamo sicuri che protegga, e il cane non ha questi effetti collaterali. Quindi se questo accorgimento non funziona e non basta, prova a cambiare prodotto, prova a prendere un altro equivalente. Ok, va bene. Allora, signori, io direi che possiamo concludere qui la diretta. Siamo andati abbastanza per le lunghe. Io pensavo di concludere in 3 quarti d'ora, siamo andati un po' oltre.
Ma sia io che Beppe dobbiamo tornare al lavoro, lui con le visite per appunto alcune urgenze poi in struttura e il sottoscritto per le consulenze online. Vi ringrazio per aver seguito anche questa diretta, rinnovo l'invito anche a seguire il collega che ha un profilo Instagram davvero molto interessante, trovate il Grazie. riferimento qui del collega Giuseppe per quanto riguarda Instagram, per chi invece non l'avesse ancora fatto l'invito è anche iscriversi alla newsletter in cui ovviamente riuscirete a trovare gli spunti anche per portare avanti questo periodo un po' particolare di convivenza con il vostro amico a quattro zampe. In più ci sono i video che già la scorsa settimana erano stati inviati e delle novità. Ultima novità, come vi accennavo all'inizio, è la presenza da oggi della nuova edizione del libro 10 casi per rendini, cani e gatti, perché anche loro vanno dallo psicologo. E in più è disponibile insieme al libro un video tutorial inedito proprio su come capire quando il nostro cane e il nostro gatto sono stressati. Ringrazio tutti, ringrazio ovviamente Giuseppe, è stato molto prezioso il tuo intervento e sono Grazie a te, certo Diego. che ci saranno altre occasioni. Vi invito naturalmente a lasciare dei commenti, a farmi sapere quali possono essere altri temi che vorrete approfondire in prossime dirette e che dirvi, vi auguro davvero di cuore di passare al meglio questo periodo. Vi ringrazio per aver seguito anche questa diretta e ci vediamo alla prossima occasione. Un saluto a tutti. Ciao Beppe, grazie. Ciao a tutti, grazie, grazie Diego. Allora, vediamo. Adesso dovrei riuscire anche a chiudere. Grazie.